passato anche al precedente la banda di accorciare il passo e la musica con alza bandiera. Il nemico, senza esitare, i due intrepidi equipaggi lanciavano le loro fragili imbarcazioni all'attacco e, riuscendo a penetrare attraverso le maglie della scorta, si portavano a breve distanza dalle corazzate contro le quali lanciavano i siluri. I siluri del MAS 21, comandato dalla Guardia Marina Giuseppe Aonzo, colpivano la corazzata Tegetov senza esplodere. Quelli del MAS 15, comandati dallo stesso Rizzo, invece esplodevano regolarmente contro la corazzata Sant'Istria, che dapprima sbandava su un lato, poi si capovolgeva e alle fine, alle 6, affondava. Riconosciamo l'eroismo dimostrato in azione dai militari al servizio del popolo italiano. Richiamiamo alla memoria tutti i marinai scomparsi in mare, senza distinzione di grado, di epoca, di gesta, che sono scomparsi in tempo di guerra o di pace, per la salvaguardia dell'interesse della patria. Viva l'Italia!